Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Nel video di oggi parleremo di una nuova arma, ossia veramente un'arma che è già uscita un po' di tempo fa, per ora è ritornata nello shop. Infatti oggi parleremo della nota dolente. Spero che l'abbiate presa perché è un'arma fortissima e oggi in questo video vi racconterò brevemente cosa sa fare quest'arma e in che modo utilizzarla. Vi darò anche una build giusta per quest'arma, quindi non vi preoccupate. Intanto diamo un attimo un'occhiata alla descrizione dell'arma. Allora, arma d'assalto, inverno, fucile d'assalto con cadenza di tiro ridotta, dotato di elevata potenza per singolo colpo. Chi va piano va sano e va lontano. Questo detto mi sembra appropriato a quest'arma perché, primo, è un trenino, è letteralmente quest'arma è un trenino. Secondo, quest'arma pian piano che sparate diventa sempre più potente. Questo perché il suo perk segreto è che ciascun colpo sparato conferisce più 1,8% al danno per un secondo. È accumulabile fino a 15 volte, vuol dire praticamente che più voi sparate, più aumentano i vostri danni. E questo se lo combinate con alcune build è molto molto utile perché così i vostri danni aumenteranno sempre di più e riuscirete a fare dei seri danni anche ai nemici un po' più potenti. Infatti anche con la mia build è basata un po' su di quello, però lo vedremo dopo. Innanzitutto ciò che vi chiederete è quali sono i perk giusti per quest'arma. Beh, eccoli qui. I perk giusti per quest'arma sono al primo posto livello critico, danni critici, elemento, potete scegliere quello che volete. Io l'ho scelto in energia perché ne avevo soltanto due esemplari della nota dolente e uno me lo volevo tenere solo per i nemici elementari, quindi ho deciso elemento energia che va bene per tutti i nemici elementari. Ho messo danni e ho messo danni critici. E diciamo che la nostra build è basata totalmente sui danni come con tutte le altre armi. Però qui veramente con quest'arma qui i nostri danni non solo saranno quelli iniziali, non rimarranno uguali, però come avete letto nel perk secondario aumenteranno pian piano col tempo. Inoltre la cadenza di tiro, che a quanto pare è una debolezza di quest'arma, è a 6,75. Ma 6,75 non è molto lento. Se vogliamo parlare di lentezza, allora parliamo un po' dell'idra. No, seriamente, questo assalto qui è ben utilizzabile e direi che è adatta a fare quello che fa, eliminare i nemici a corto e a medio raggio, quindi è un'arma abbastanza potente. Insomma, ha delle statistiche un po' nella media, diciamo, però i danni sono un po' elevati secondo me, anche nel mio gameplay l'ho visto, perché di solito voi quando userete quest'arma vedrete che shotterete i nemici di solito in uno o due colpi, i nemici normali, e invece i nemici più grandi ci metterete forse 3-4 colpi al massimo, a meno che non stiamo parlando di smashare i mini boss ovviamente, quelli lì magari ci vorrebbe un caricatore o due. Però quello si capisce. Comunque sia quest'arma, più la utilizzate, più diventa potente ed è anche a questo che serve la nostra build. Infatti ora diamo un'occhiata alla nostra build e vi spiegherò subito di che cosa consiste. Iniziamo dal primo eroe. Questo è il nostro comandante Crackshot. Ho pensato che lui fosse adatto a quest'arma e ci sta bene in sincronia perché lui fa più o meno la stessa cosa che fa anche l'arma. Ossia, se date un'occhiata al suo vantaggio comandante, utilizzare un'arma a distanza, quindi qualsiasi arma che non sia un'arma da mischia, fa ottenere una carica di spirito delle feste. Ne potete ottenere fino a 50. Ogni carica di spirito delle feste aumenta i danni d'arma da distanza del 2,9%, quindi aumenta i nostri danni ancora di più e non di poco. 2,9% è molto, ma diminuisce la stabilità dell'arma del 0,7%, che non è un problema, vi spiegherò subito anche il perché. Comunque sia il cambio dell'arma o la ricarica vi toglieranno questo vantaggio e ripartirete da zero, quindi praticamente come un reset ogni volta che ricaricate o cambiate arma. In pratica con questo vantaggio qui più tempo spariamo, più aumentano i nostri danni e non di poco, e se ci aggiungiamo anche i danni della nota dolente arriveremo a una quantità di danni impressionante. E infatti Crackshot con la nota dolente ci sa fare. Crackshot è il tipo di personaggio che voi vorreste usare per tutte le mitragliatrici, però anche la nota dolente ci sta bene anche se ha pochi colpi nel caricatore. 30 non è molto per una mitragliatrice, se lo compariamo è pochissimo in realtà, però si può comunque usare il suo vantaggio, e quindi lui è un eroe da non sottovalutare e che sta bene con la nota dolente sia per l'abilità che anche per il design, perché qui abbiamo sia un'arma che un eroe invernale, quindi ci stanno bene anche insieme anche da quel punto di vista. Quindi Crackshot usatelo come personaggio principale, e anche se voi adesso magari avete paura della riduzione della stabilità, non abbiate paura perché se lo userete come personaggio principale date un'occhiata qui. Questi sono i vantaggi di classe di tutti i
soldati, vuol dire che tutti i soldati hanno questi vantaggi qui. E se diamo un'occhiata al secondo vantaggio, questo è uno sguardo che congela, e questo cancellerà totalmente il difetto che ha il nostro vantaggio, quindi quello della stabilità in meno, perché dopo aver eliminato 3 nemici aumenterà i danni d'arma a distanza di altri 10%, quindi aumenta ancora più i danni dopo 3 eliminazioni. In più aumenta la stabilità dell'arma del 35%, quindi è un bel po' di stabilità di arma in più, quindi questo praticamente è come se negasse l'effetto negativo che ha su di noi la nostra, il nostro vantaggio squadra, garantendoci soltanto il nostro vantaggio positivo, che appunto ci aumenterà i danni e quindi non dovremo preoccuparci per la stabilità di arma in meno. Per il prossimo eroe abbiamo un eroe molto simile a Crackshot, però che non ha il suo vantaggio negativo. Lui è Jonesy Tempesti Proiettili. Come ho detto, lui non ha lo stesso vantaggio negativo della stabilità dell'arma, però lui ha anche ci dà anche meno danni, però ci sta comunque, quindi non è male. E veramente anche lui va usato in queste build di solito, e ci aumenterà ancora più i danni, che già sono molto alti, e questo ci permetterà, specialmente alla fine, quando stiamo sparando le nostre ultime pallottole, di eliminare i nemici come se non fossero niente. Comunque sia, poi, a proposito di eliminare i nemici, plurale, abbiamo il nostro prossimo eroe che si chiama Cyberclope. Il Cyberclope è uno straniero che potevate ottenere durante l'evento fantascientifico, e ciò che lui fa è che i danni energetici, ed è questa la ragione per cui ho messo la mia nota dolente in elemento energia, hanno il 20% di probabilità di fulminare i nemici per 58% dei danni inflitti. Questo è molto semplice per quelli che non sanno cosa fa questo vantaggio. Praticamente voi sparate un nemico, un colpo su 5 fa uscire un fulmine da quel nemico che colpisce i nemici nelle vicinanze e li fa la metà dei danni più o meno, no? Vuol dire che noi riusciremo a eliminare i nemici in massa, faremo danni ai nemici in massa e ci permetterà di eliminarli in massa. Questo è molto utile se voi utilizzate armi o pure anche delle abilità che fanno dei danni energetici. Appunto, quando utilizzate armi o abilità energetiche, mettete lui nella build. Come prossimo eroe avrete notato che noi all'inizio con la nota dolente i nostri danni non sono al massimo, però aumentano nel tempo. Quindi noi adesso abbiamo bisogno anche di qualcuno che ci aumenta i danni quando siamo ancora all'inizio, no? Quando non abbiamo ancora sparato un colpo. Ed è a questo che serve lei, Ramirez Ranger Teschio, oppure anche Jonesy Ranger Teschio, c'è anche la versione maschile, che hanno la stessa identica abilità. Ciò che loro fanno è che loro, dopo la ricarica, incrementano i danni d'arma del 15% per 5 secondi. Praticamente ogni volta che ricaricate l'arma, per 5 secondi avete dei danni in più. Questo è molto utile perché durante quei 5 secondi avrete il tempo di sparare un po' di colpi e aumentare di più i vostri danni, e nel frattempo potrete godere del vantaggio di questo eroe, che non è poco. Il vantaggio di questo eroe è una cosa che vi può aiutare, specialmente all'inizio, che i vostri danni non sono i massimi. Quindi lei ce la metterei, e con lei ci sta bene anche il vantaggio di squadra che vi consiglio di usare con questa build, ed è per questo che ve lo nomino ora: attacco preventivo. Ciò che fa attacco preventivo è che per ogni eroe di rarità epica o superiore che abbia almeno 4 stelle, quindi dovete farli evolvere al livello 4, aumenta i danni del 6,5% contro i nemici di piena salute. Fanno praticamente la stessa cosa come il Ranger Milite Teschio. Praticamente la prima volta che spariamo un nemico facciamo più danni. È questo che ci serve, perché all'inizio la nota dolente fa meno danni che alla fine. Quando continuiamo a sparare i danni diventano sempre più potenti, ma all'inizio anche ci conviene boostarli un po', no? Così i nostri danni sono sempre più o meno gli stessi. E anche a questo serve questo vantaggio di squadra, quindi aumentate il livello dei vostri eroi, usate questo vantaggio squadra, attacco preventivo è un vantaggio molto forte. Infine abbiamo anche mazza d'assalto tattico, anche lui ovviamente lo sapete cosa fa, aumenta i danni del 75%, i danni critici ovviamente, lui è lo specialista dei danni critici. Questo vuol dire che ogni volta che ci parte un colpo critico faremo il 75% dei danni in più, e col nostro livello critico, che abbiamo più o meno 30-40 di danno, di possibilità di colpo critico, quindi un colpo su 2 o 3 è un colpo critico, e avrà più danni, farà ancora più danni, quindi non è poco. Con mazza salto tattico i danni critici faranno un male ai vostri nemici che non se lo sognano nemmeno nel loro peggiore incubo. E infine voi dovete trovare un modo di rimanere ancora in vita, e qui potrete usare due diversi eroi. Potete utilizzare Jonesy Survivalista
oppure potete utilizzare Barrett Ossa Incrociate. Ora, la differenza con Barrett Ossa Incrociate, che è l'eroe che vi avevo detto prima, che potete utilizzare al posto di Jones di Survivalista, è che Barrett Ossa Incrociate vi dà più vita, ma ha un costo. Praticamente diamo un'occhiata al suo vantaggio standard. Ha il 20% di probabilità di trovare noci di cocco nei contenitori. Contenitori è qualsiasi cosa che potete cercare, per esempio i bidoni dell'immondizia, i cassonetti, i cespugli, tutto quanto dove potete cercare, dove c'è scritto cerca. Quando cercate troverete una noce di cocco in ogni 5 contenitori, no? E le noci di cocco vi aumentano il danno del 16%, quindi sarebbe meglio, no, utilizzare lui, e in più vi danno anche più salute. Però qui voi penserete, ma se vi dà più salute e se vi dà più danno, perché dovremmo utilizzare zone di survivalista? Beh, è semplice, dipende sempre dal tipo di missione. Se siete in una missione veloce, come tipo distruggi gli accampamenti o difendi casa base, no, difese scudo, vi conviene utilizzare Jones di Survivalista, perché Barrett Ossa Incrociate va utilizzato quando avete il tempo di lootare, perché le noci di cocco dovete prima ottenerle, dovete cercarle in giro per la mappa, e poi dovrete sacrificare uno spazio del vostro inventario per poterle portare insieme a voi. Il vantaggio è che voi potrete avere le cure quando le vorrete, quante vorrete, e potete attivarle quando le volete. Quindi vi aumenta anche i danni e la salute. Quindi se avete il tempo di lootare usate lui, se non avete il tempo di lootare usate Jones di Survivalista. Entrambi fanno la stessa cosa, però ognuno è buono per delle situazioni diverse. Ebbene ragazzi, questa era già la mia build, quindi fatemi sapere se avete già provato la nota dolente, se vi siete trovati bene con questa build. Sulla nota dolente c'è poco da dire, è un'arma fortissima, va utilizzata, e probabilmente secondo me rientra nella top 5 dei fucili d'assalto. Se avete preso la nota dolente, buon per voi. Se non l'avete presa e c'è ancora nello shop, prendetela, mi raccomando. Avete ancora, nel momento in cui vedrete questo video, avete ancora 2 giorni più o meno per prenderla. Quindi mi raccomando, prendete la nota dolente, perché poi non la vedrete più per un anno e ve ne pentirete, quello ve lo posso dire. Perché io ne ho 2, ma ne vorrei avere 3-4 di note dolenti, per farle ognuna in un elemento diverso, no? In tutti gli elementi del gioco. Perché questa è una di quelle armi che voi ve la prendete, ma non ne avete mai abbastanza. Volete farvene un duplicato in ogni elemento, così potete utilizzarla in ogni tipo di situazione. E anche così la nota dolente, anche se non la utilizzate contro i nemici dell'elemento giusto, è comunque molto forte, quindi voi fatemi sapere voi come l'avete trovata, se l'avete già usata. E niente, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, condividetelo, e inoltre se volete ancora aiutare il canale mi raccomando usate il mio codice creatore EporianYT, tutto scritto in grande. Se userete questo codice creatore mi aiuterete un sacco, perché questo mi permetterà di continuare a produrre dei video e delle live per voi che spero non vediate l'ora di vedere. Comunque sia, ci vedremo in un prossimo video o in una prossima live. Mi raccomando ragazzi, non mancate. Questo è tutto per oggi, saluti dal vostro Eporian.